straordinaria scoperta nella chiesa di San Francesco a Gela. Rinvenuti nella volta dell'abside dell'edificio parrocchiale affreschi del tardo Seicento che rappresentano i martiri francescani del Marocco, Santa Chiara con il reliquiario e altre suore. La terza B del liceo classico Eschilo di Gela li ha visionati in anteprima. Luna Ansaldi ne parla con il soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta, dottoressa Rosalba Panvini, e con il vescovo della diocesi di Piazza Almerina, sua eccellenza Monsignor Michele Pennisi. E abbiamo ripreso dei lavori che da lungo tempo erano stati sospesi. Abbiamo avuto un finanziamento di oltre 400.000 euro e quindi abbiamo portato avanti gli interventi di restauro che però non possono dirsi ancora conclusi. Riguarda i lavori di restauro effettuati in questa chiesa e che hanno portato alla scoperta di nuove immagini nella volta dell'abside, come avrete modo di vedere, e che vi vorremmo presentare. Oggi con grande soddisfazione, dopo circa un anno di lavori di restauro, si festeggia la riapertura della chiesa di San Francesco di Assisi. In occasione anche del prossimo 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, l'avevamo promesso a Padre Gianni che ci teneva tantissimo, tant'è che dietro le nostre spalle ancora è un cantiere aperto in effetti, che ci accingeremo quanto prima, dopo i festeggiamenti dell'Immacolata, perché stiamo consolidando l'arco abissinale. È una giornata importante perché recuperare un monumento sacro significa riscoprire la propria tradizione religiosa, la tradizione dei nostri padri, una tradizione legata alla fede cristiana. E la fede cristiana, oltre che nell'arte monumentale, si esprime anche nell'arte pittorica, perché a partire dal mistero dell'incarnazione, se il Figlio di Dio si è fatto uomo, può essere raffigurato, e quindi i misteri della salvezza possono essere raffigurati e diventano allora anche uno strumento importante di evangelizzazione e di catechesi. Ecco, nel Medioevo si parlava di Bibbia Pauperum, della Bibbia dei poveri, perché attraverso delle immagini il popolo può approfondire e conoscere i misteri della nostra salvezza. Noi abbiamo trovato, come potete vedere, nella parte bassa, sempre del lato sinistro, che ancora non è stato né pulito e né niente, delle grosse ridipinture. Ridipinture che, come tra l'altro mi ha anticipato Padre Gianni, oltre ai rifacimenti degli anni, quindi ai vari gusti interpretativi, c'è stato il periodo della peste. Periodo della peste nel quale hanno ricoperto totalmente tutto con dei colori a calce. Da Gela è tutto, vi ripassiamo la linea.